Ci muoviamo un po' più basso, un po' giù, ecco, a destra, un po' più in basso, ecco, così piano piano giriamo. Benissimo, avanti, avanti, giriamo, giriamo sull'orizzonte. Ecco, quello lì è il cassone, il rudere un po' più in basso. Il rudere, se è quello rosso, Sì, ecco, un allora quello è po' più in basso, prima prime posto. poste, sì. Andiamo ancora indietro a rivedere il rudere di prime poste, eccole là. Poi andiamo avanti, vediamo il casone nuovo, restaurato, mille campi. Avanti, 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 avanti. Ecco la pellestrina De Poli, avanti. Ecco il casone, fermo là al centro, magnifico, bello restaurato. Andiamo ancora a destra, ecco qua. Quindi qui abbiamo che si vede pellestrina, Chioggia e ancora a destra. Abbiamo Chioggia, si vede il campanile là della chiesa. Ancora arriviamo proprio nella parte destra che c'è una torretta, non so cos'è, credo che siamo nella bonifica e poi qui siamo arrivati. Facciamo adesso una carrellata veloce di nuovo indietro, questo un po' più alto, ecco, Cassone Mille Campi. Rudere di Gebo, ancora a sinistra, ruotiamo, ecco Gebo Storto, la barena qui davanti, no, Rivola Alta, come ha detto che si chiama, Valle Rivola Barenò. Riva Barenon, ecco qui abbiamo la barena qua davanti dell'opera di presa, sta scappando la centratura, ancora a sinistra, andiamo a sinistra, ecco qua a sinistra. Sinistra, sinistra, ecco qua abbiamo la zona industriale. Qui si vede la cavalletta del Mo, siamo al contento. Un po' più in basso, eccolo qua. Torniamo un po' più a destra, così riprendiamo la messa a fuoco. A sinistra, la cassa di colmata. Andiamo a sinistra, sinistra. Qui vedete l'argine in primo piano della Valle Mille Campi. A sinistra, che è sommerso adesso. Sinistra, 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 ecco qua. Qui abbiamo il casone di Valdogà, quello bianco. Poi andando a sinistra, No, di Valle Zappa. Valle Zappa, grazie. Andiamo a sinistra, poi abbiamo quello rosso di Figheri. Figheri, ancora a sinistra un pochettino, eccolo là, si vede l'alberatura un po' più in alto. Ecco a sinistra, ecco qua Figheri, bianco con la torretta. E poi dopo invece la torretta rossa siamo già in Figheri, Figheri ancora, e dopo ecco Figheri col Piribì. tetto rosso. Ah, questo è il casone Pirimpie. Quello bianco qui, se si vede bianco, è Pirimpie. Pirimpie, questo è ancora tetto rosso, quindi è Figheri. Andiamo ancora a sinistra, dovremmo vedere Pirimpie. Eccolo là, su un po' più in alto. Eccolo là, sullo sfondo c'è la centrale di Fusina del Esatto. Camino. Quindi è Pirimpie quello che traguarda così. Sì. E si vede il viale alberato di Figheri. Esatto. Andiamo ancora a sinistra, ecco qui il viale alberato di Figheri, ecco qui ci abbiamo un po' più in basso, vediamo se lo mettiamo a fuoco, un casone bianco piccolo però, cos'è? Un po' Sempre più basso, per i per in piedi. piedi.